Ciao a tutti amici! Nel video di oggi voglio informarvi sugli ultimi risultati che io e Skipper abbiamo raggiunto in gara. Pochi giorni fa c'è stata la premiazione dei campionati regionali della Fide Track della Regione Marche e io e Skipper siamo arrivati quarti in addestramento classico e terzi nella monta da lavoro tradizionale, che sarebbe praticamente il completo. Sono veramente molto felice di questi risultati, soprattutto perché era il primo campionato sia per me sia per Skipper, perché Skipper prima veniva dal mondo della monta western, faceva gare di reining e quindi anche per lui queste erano le prime gare, e per me lo stesso era il primo campionato in assoluto. E quindi sono veramente molto molto felice di questo risultato e sono soprattutto felice di come si è comportato Skipper in gara, perché essendo un cavallo che era da un sacco di tempo che non usciva in gara, le prime volte era un po' spaventato, guardava qualsiasi cosa, vedeva un oggetto fuori posto, saltava dall'altra parte del campo e via dicendo. Mentre nelle ultime gare, nelle ultime tappe, si è comportato veramente molto bene. Non era più spaventato, non guardava, quando andava ad affrontare gli elementi delle attitudini era calmo e rilassato. E quindi sì, sono veramente molto felice del cambiamento che ha fatto in positivo Skipper, paragonando la prima tappa con l'ultima, cioè veramente sembrava completamente un altro cavallo. La prova che di media è andata meglio in assoluto è stata la prova della gara veloce, cioè della gimcana. E Skipper è veramente fantastico quando fa le veloci, perché sa dal momento in cui parte il galoppo che quella non è più un'attitudine, non bisogna più andare piano e fare le cose con precisione, bisogna solo andare veloce, bisogna solo correre e via, parte a razzo e lì non lo ferma più nessuno. Ed è una cosa che mi piace troppo di Skipper, perché si vede proprio, entra in campo per l'attitudine, tranquillo, calmo, rilassato, fa il suo percorsino al trotto e ok. Poi dopo parte la veloce e via, va a razzo, parte come un missile ed è fantastico. E quindi questa è la prova che di media ci è andata meglio nel corso proprio di tutto il campionato. Per quanto riguarda l'attitudine, ci sono state delle tappe sì e delle tappe no. Le tappe no sono state quelle in cui era spaventato dagli elementi. Nelle prime due tappe, in attitudine, ha guardato un po' la scalarola, ha guardato un po' alcuni degli elementi, però alla fine ce la siamo cavata. Nelle ultime tappe invece anche il percorso di attitudine l'ho fatto molto bene, soprattutto nell'ultima in cui siamo arrivati primi. E per quanto riguarda l'addestramento classico, anche lì le prime sono andate un pochino peggio, anche perché ogni tanto guardava il campo quando c'era una prova dentro un campo coperto, come per esempio nella prima tappa, e di fianco c'erano i vitelli, guardava un po' sul lato dove sentiva il rumore dei vitelli e quindi non c'era la precisione su tutte le figure. Mentre nelle ultime è andato molto bene anche in addestramento classico, quindi c'è stato proprio questo miglioramento dalla prima tappa fino all'ultima, su diciamo tutte quante le discipline. Per quanto riguarda la veloce, sono andate tutte bene, poteva andare meglio l'ultima, nel senso che sarebbe andato tutto perfettamente liscio se non per il fatto che sul ponte, essendo più alto di quello che solitamente è nelle veloci, è uscito con un piede e niente, io gli sono praticamente caduta sul collo, gli è uscita la testiera da un orecchio e quindi abbiamo perso un sacco di tempo per rimettere a posto la testiera e giustamente per rettificare il ponte, per ripetere il ponte, e quindi ho fatto terza. Mentre avrei benissimo potuto fare molto molto meglio se non ci fosse stato questo piccolo intoppo sul ponte. Però tutto sommato è andata bene così, perché potevamo farci male tutti e due, invece fortunatamente non è successo niente, se non aver perso praticamente parecchi secondi nella veloce. Però va bene così. E niente, questo era il riassunto un po' di tutto il campionato regionale 2018. Questa è la medaglia dell'addestramento classico e questo invece è il trofeo del completo e quindi della monta da lavoro tradizionale. La cosa che più mi è piaciuta di questo campionato è stata che sono andata lì, sono arrivata praticamente senza speranze, senza pretese, perché dicevo ok, Skipper ha paura di uscire, non è mai uscito, non ha mai fatto gare di questo tipo. Io monto da un anno e non ho mai fatto le gare e quindi ho detto ok, vado, faccio le gare, provo, ma senza praticamente la minima speranza di poter effettivamente vincere qualcosa o di
piazzarmi, diciamo, fra i primi 5. E invece, sorprendentemente, grazie al mio cavallo stramega fantastico, siamo arrivati terzi e quarti. E quindi, wow, grazie Skipper, sei un cavallo fantastico. E così, quindi niente, non me lo aspettavo proprio, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E quindi niente, speriamo di migliorare e di allenarci tanto e di fare ancora meglio al prossimo campionato, che è quello di quest'anno, cioè del 2019. Quindi niente, vi lascio un po' di clip della premiazione e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Scusate, è stata tutto ieri dal parrucchiere, si è dimenticata il suo cavallo per la prima volta nella vita. Ferma di Martina, quarta classificata. Complimenti a tutti e tutti i protagonisti del mondo del lavoro tradizionale. Intanto chiamiamo la terza posizione di Martina Serfilippi, Dr. Jekyll, terza signores in abbiamento, Martina Serfilippi. I complimenti di Fernando Vicky per Martina.